Sì, questa mozione tiene conto di tanti fattori che stanno influendo purtroppo negativamente sulle attività produttive, in particolare nel centro storico. Quindi noi, lo ribadisco, siamo d'accordo con i provvedimenti avviati da questa amministrazione, con il PUMS e tutte le misure a tutela della salute dei cittadini. Quello che chiediamo semplicemente è una sospensiva per il periodo natalizio e dei saldi, proprio perché in questi due periodi si concentrano buona parte dei fatturati delle attività produttive di questa città e già queste attività produttive sono vessate da tantissimi fenomeni che tutti noi conosciamo. Una volta si parlava della influenza dei centri commerciali, oggi diciamo, in aggiunta a questa influenza c'è il fenomeno del shopping via internet. Ecco, oggi i commercianti hanno, se possiamo dire, due competitor molto agguerriti. Le persone che una volta venivano in centro a fare le compere natalizie, oltre che nei centri commerciali, possono stare comodamente a casa loro a fare degli acquisti selezionando dei prodotti, leggendo le descrizioni e facendoseli portare direttamente a casa. Ecco, noi non vorremmo però vedere queste attività soccombere sotto il peso di questi due, non vorremmo chiamarli nemici, diciamo, competitor non sullo stesso livello, se possiamo dire questa affermazione. E questo però esula dai poteri del Comune di Roma. Noi, come abbiamo visto proporre al governo una tassa per finanziare gli aumenti degli insegnanti proprio sugli acquisti via internet, questo lo dico anche se esula dal compito del Consiglio Comunale, vorremmo vedere una tassa sui giganti di internet che possa favorire il piccolo commercio. È una piccola misura, diciamo, perequativa che può aiutare sicuramente i commercianti, non risolve il problema, però ecco, noi, ripeto, ribadiamo, siamo d'accordo con le linee di questa amministrazione e le ribadiamo. Chiediamo solamente un piccolo aiuto a questi commercianti e se votate questa mozione qualche attività produttiva non chiuderà a causa di ulteriori difficoltà che potrebbero crearsi con delle misure che chiediamo di sospendere solo fino alla fine dei saldi, poi riprenderanno come previsto. Grazie.